miei capelli il terzo giorno, vi do la distanza per farvi vedere il volume. E sono stupendi, stupendi. Ciao belli, benvenuti nel mio canale. Allora, sono passati 3 giorni e il risultato è questo. Dopo che ho utilizzato Novex, perché lo sto provando in varie forme, l'ho usato solo senza assolutamente nulla, anzi al finale ho messo un po' di vasellina. Questa volta invece lo voglio proprio cercare di modificare per vedere il risultato che mi può dare. Lavo i capelli, cominciamo col styling. Allora, ho lavato i capelli, sono strabagnati, non li ho asciugati e sapendo che ho tutti questi di Crazy Color che hanno, prendo e le applico un pochino. E sarà passato. Allora, potete metterne quante ne volete di prodotto perché non impesantisce i capelli, li idrata tanto, dà una bella definizione, ma non impesantisce. E questa cosa qua mi piace da morire perché mi piace proprio sta cosa. Guardate, basta che lo applicate, guarda, non serve neanche pettinare i capelli. Guarda, lascia veramente super belli e non li impesantisce. Allora, applico questa. Vado, applico la vasellina sopra. La vasellina non la userò su tutto il capello, lo userò solamente la parte sotto. E adesso andiamo col styling. Allora, a me questa tecnica mi piace tantissimo, però non funziona con tutti i prodotti. Ad esempio, se lo faccio con Lola Cosmetic, i capelli non mi escono così belli. Effettivamente, questo balsamo, questa crema, va bene, ma non con tutti i styling. Ne ho provate varie, però con il migliore che mi dà un risultato davvero bello, perché separa abbastanza i ricci, sia il styling che il prodotto, e quindi vi darà un risultato wow, capelli davvero super separati. Quindi il fatto che sono separati da un riccio abbastanza, anzi tanto voluminoso, è bellissimo, soprattutto con la vasellina aiuta tantissimo il mantenimento nei giorni. Adesso vado a farlo un po' veloce e applico anche il Crazy Color. Volevo solo raccontarvi che l'altro giorno sono andata a Valencia in giro e mi ha fermato, sapete, quel fotografo che fanno su TikTok. E mi ferma e mi dice: "Ciao, sono un fotografo, non gli ho lasciato neanche finire la frase." Sì, voglio, sì, voglio. E gli ho detto: "Guarda, io non sono né fotogenica né sono capace a posarmi bene per le foto." Mi ha fatto delle foto spettacolari, spettacolari, sono contentissima. E quindi, se vi va di guardare i video, vi lascio il mio Instagram, andate sulla mia pagina, quella personale, perché c'ho l'Instagram della pagina di Specchio di Amalie, c'ho Instagram quello personale, vi lascio qua sotto quello personale per andare a vedere le foto. E poi è stato carinissimo, guarda, mi ha fatto delle foto che neanche mi sono riconosciuta. Bellissimo, infatti il mio amico mi ha detto: "Ha fatto il miracolo." Sono contenta davvero. Comunque, sto finendo il styling e faccio asciugare i capelli al naturale e vi faccio vedere sia il video dopo che i capelli sono asciutti, sia il video dopo 3 giorni del lavaggio, per farvi vedere veramente i capelli come sono diventati, anzi come sono rimasti.
passeggiare con Cali e li faccio asciugare al naturale perché già qua sotto si stanno già asciugando e vediamo il risultato insieme. E come sono tornata, guardate come non usare né pettine né niente, anche qua sotto la parte più bella dove vengono i ricci belli perché sono protette dal sole, dall'aria. Però appena sudo, questi qua si vanno a benedire perché diventano l'asta. Guardate che belli che sono. Adesso vado a dare una forma a questa testa. Guardate il volume che c'è, i ricci come sono separati, perché veramente li separa tanto, sono abbastanza separati e sono piccoli e abbastanza definiti. Vedremo. Sono abbastanza luminosi perché la vasellina gli dà tanta idratazione, ma gli dà anche molta luminosità. E niente, vedremo domani come sono. Comunque mi piace il risultato tantissimo, tantissimo, perché dà l'effetto veramente molto bello. Fa esplodere proprio i ricci e li fa proprio la definizione. Guarda, la definizione io ce l'ho dalla radice. Gente, questi qua sono i miei capelli il terzo giorno, vi do la distanza per farvi vedere il volume. E sono stupendi, stupendi. Usando la vasellina davvero potenzia tantissimo il prodotto e soprattutto mantiene i capelli idratati, non si increspano velocemente e durano più giorni. Come vedete sono veramente stupendi, li ho legati un po' perché devo uscire, vado a ballare. Vestito è stupendo, l'ho comprato da Zara, bellissimo, 19 euro. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, alla prossima. Iscrivetemi se volete che vi provo delle cose nuove, volete che faccio delle cose nuove e se volete che faccio dei video nuovi, adesso che sono cominciati i saldi, la prossima settimana ovviamente vi metterò i video di tutte le cose che vedo in giro, appena mi entra il stipendio. Ciao belli, buona giornata e buona domenica a tutti. Ciao!